Allora, Elia Chianese, torniamo alla partita di domenica, la bella prestazione che avete fatto, anche la tua bella prestazione, dopo qualche prestazione magari non proprio a tuo livello. Sì, vabbè, domenica mi ha fatto una prova, anche sotto il punto di vista del gioco, secondo me buona. Ma ti ringrazio per i complimenti che mi hai fatto e ti devo dare ragione perché ultimamente è vero che mi ero un po'. No, spento, però c'è stata qualche prestazione un po' sottotono, anche perché magari a livello della partita, non so, giocando contro squadre che si devono salvare, stanno più chiuse, fai anche più fatica magari a trovare qualche spazio in più. Magari contro una squadra, diciamo, più forte, che ti lascia giocare perché, cioè, nella loro prerogativa hanno proprio il gioco, anche loro, magari si crea qualche spazio in più e ti permettono di fare qualche giocata più importante o che sembra che giochi meglio addirittura, poi magari forse non è così, perché comunque noi le prestazioni sotto il punto di vista della volontà di tutto ce l'abbiamo sempre messa. Però logicamente trovando squadre come la Pro Belvedere o il Crociati Noceto magari riesce a giocare meno. Poi contro il Crociati Noceto siamo riusciti ad andare in vantaggio, infatti non so se avete visto che siamo riusciti a giocare un po' di più. Elia, in una delle tue sortite hai fatto una serpentina sul lancio lungo di Scantamburo, l'hai messa dentro, Ferrarese era già lì pronto. Ah, gli aprea, ok. Ferrarese era già pronto per la testa, aprea to Brugare. Lì forse è stata l'occasione onestamente più ghiotta per lo Spezia, no? Sì, Ah, forse ancora più di quella di anche il tuo Capuano. tiro nel primo tempo. E chiaramente nel primo tempo il tiro, quello tolto sulla linea. Sì, Sono stato protagonista delle poi occasioni. sarebbe andata fuori il mio tiro, Sì? Sì. Poi c'è cioè, anche l'altra di Ferraresi che ha fatto l'appoggio su Capuano. Sì. Cioè loro è vero che hanno avuto l'azione del rigore, cioè il Sì, dico. l'azione di rigore, però forse meritavamo qualcosina in più noi, anche perché loro, mi sembra, non è che mi sono sembrati sottotono, però hanno fatto poco, anche se sono una buona squadra. Hanno avuto quell'occasione lì, più un'altra che ha sbagliato lo stop, un ragazzo che ha fatto la presa di Di mano mano, sì, all'11. Kiem. Sì. Pink. Sì, mi ha detto Ferraresi che Brugger è scivolato mentre con la pelata l'ha spizzata, quindi. Senti, in questi 180 minuti che rimangono, domenica ci saranno, mi sembra, due scontri diretti, tipo lo Spezia ce ne sono una. Va via sul Tirol. Insomma, come la vedi questa domenica? Come la vedete anche in gruppo, insomma, che Noi ancora scenario? sicuramente dobbiamo vincere tutte e due, se vogliamo vincere il campionato, siccome il nostro obiettivo è quello. Poi vediamo, adesso la squadra che sembrerebbe faccia più paura, anche se uno potrebbe essere Pavia, che logicamente viene da buoni risultati, poi avendo lo scontro contro il Sud Tirolo si potrebbe. Vabbè, le ultime partite, cioè ogni partita è una. Pavia potrebbe giocare per noi se noi vinciamo domenica, Se noi vinciamo, chiaramente. sì, sicuramente. Noi comunque dobbiamo vincere tutte e due perché se no non abbiamo la matematica certezza, non abbiamo in qualunque caso. Dobbiamo sperare Beh, che. se no Purtroppo dobbiamo Pavia non sperare che vince. Sud Tirolo perda perché noi siamo dietro e noi dobbiamo vincere, dobbiamo fare la nostra partita. Quindi non dipende solo da noi queste due partite. Arriva l'Alghero, una squadra battagliera, tu all'andata non Non c'eri c'era perché ancora, ancora sì. a Monza. E una squadra che sull'agonismo e sull'aggressività, anche verbale, non ha rivali in questo campionato. Chiaramente però giocare qui è un po' diverso che giocare, che so, a Noceto piuttosto che a Mezzocorona. Noi cerchiamo di fare la nostra partita, indipendentemente da loro, la loro aggressività. Poi vedremo, sono 90 minuti a giocare, Ma domenica la cosa che vediamo. ti preoccupa di più in questo momento, forse quella di non metterla dentro, di non riuscire a trovare il guizzo, non Di te preoccupazione, noi parlo come squadra, come sì. squadra, certo. Sì, ultimamente è brutto da dire, da quando è mancato Lazzaro, perché comunque il bomber. Stiamo trovando magari meno soluzioni al gol, però c'è Capuano che ultimamente sembra un bomber. Io purtroppo dovrò fare qualche gol sempre che il mister Bisogna che mi dia, cominci sì, perché sempre che il mister mi dà la possibilità domenica dopo. di giocare. Ma preoccupazioni non ce ne sono più di tanto. Cioè noi faremo la nostra gara come vi ho detto e vediamo, anche se vabbè, logicamente ultimamente stiamo facendo pochi gol, è vero. Però questa partita, come l'avete condotta, il modo nel quale avete giocato, sicuramente vi dà un pochino più di fiducia rispetto anche alle ultime prestazioni. Certo. Poi abbiamo l'apporto dei tifosi che è sempre massimo, diciamo, che domenica hanno riempito la loro parte di stadio a Bolzano, quindi Si c'è la facevano squadra più sentire grande più e dei si facevano tifosi sentire, locali, certo. chiaramente. E questo sicuramente ci dà coraggio, in più ci dà fiducia. Cosa vi aspettate?
può essere importante o no? Sì, sicuramente può essere importante, a prescindere da tutto dobbiamo cercare di trovare dentro di noi gli stimoli, però se più pubblico ci sarà e più sarà stimolante. Siete usciti dallo stadio di Bolzano più rammaricati per l'occasione persa o più soddisfatti del miracolo di Aprè? Ma io credo che magari metà squadra, non che si è accontentata del pareggio, proprio come è andata la partita gli possa andare bene anche il pareggio. Io vabbè, non sono convinto di questo, anche perché noi, come ti ho detto prima, abbiamo avuto due o tre occasioni che potevano far male. Forse prima della partita avrei anche accettato un pareggio, forse, anche se non è così, però vista la partita io avrei voluto vincere, come credo anche la maggior parte dei miei compagni. Quindi sei più arrabbiato per non aver vinto. Ci vorrà questa cattiveria agonistica chiaramente domenica in campo. Sì, ci vorrà. Ma credo che insomma si sia vista nell'ultima partita. E non mancherà. Grazie. Grazie a voi. Grazie Elia.